Knot Nor. Allora, bentornati su Mighty Switch Wars. Volevo dirvi un paio di cose che ho scoperto che Petty Wagon non è esattamente la parola con cui si indica il veicolo con cui portano via i detenuti, è Paddy Wagon, però ovviamente in inglese potete capire che Petty e Paddy sono molto simili, quindi non è esattamente la stessa parola, però ci assomiglia parecchio. Aia, 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 aia. Quindi era Paddy e non Petty. Va bene, adesso continuiamo questa cosa. Così non mi pigli, ahaha. Non mi pigli, non mi pigli, non mi pigli, ahaha. La finiamo con sta tilitera. Su, vattene via. Mamma mia. Oh, eccolo qua. Fatto. E voglio anche questo. Ok. Qua. Sputa, sputa, sputa. Oh. Vabbè, ho preso quello, ma nel frattempo sono riuscito a prendere quell'altro. Ah! Come perdere vite in modo orribile. Ripeto, come perdere vite in modo orribile. Mamma mia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Avete notato quanto ho fatto negli ultimi due episodi, in episodio 3 e 4? Quando non registro non gioco così male. Il fatto di dover parlare da solo, perdi tempo, a volte ti fermi, cose così, insomma. Se devi parlare e giocare non è proprio la stessa cosa che giocare e basta. O giocare e parlare con qualcuno che è presente, perché comunque stai parlando con il nulla. No, assolutamente no, non lo posso fare questa cosa. Oh no! Che bel gameplay, ragazzi. Mamma mia, che schifo. E vabbè. Vieni qua. Oh, grazie, ho dato una vita. Ed eccoci qua, andiamo avanti. Ora per ogni gameplay che farò metterò sempre un disegno mio del protagonista o di un altro personaggio, possibilmente femminile perché sono più bravo a disegnare le donne che gli uomini. E ho notato che questa cosa ce l'hanno poche persone in Italia, la fanno poche persone, specialmente per i gameplay. L'ho visto fare, però senza fare nomi, non voglio citare altre persone che mi dicono che cazzo sei che vuoi. L'ho visto fare da altri youtuber italiani, ma con disegni abbastanza raffazzonati. I miei non sono fantastici, ragazzi, faccio quello che posso, però cerco di curarli il più possibile, specialmente le linee. Non mi piace fare quelle cose fatte un po' male, quelle cose fatte un po' così, che dice sì, ok, l'ha fatto, però un po' di merda. Ok, qui c'è un'altra, vediamo un po'. Ma meno male, ogni tanto trovo anche i cuori. Vediamo un po'. E vai così. Mm-hmm.
Vorrei uccidere subito quello, ma non so se posso. Non mi conviene. Però sapete cosa mi conviene? Mi conviene fare di questo. Ecco qua. Aia, ho sbagliato. Dovevo andare a selezionare quell'altro. Non questo, ma questo. No, non era quello che volevo fare, Cristo santo! Che fastidio, voi non avete idea, ragazzi, di quanto può dar fastidio fare questi errori. Non avete proprio idea. Questo gioco a me non mi sta troppo simpatico ultimamente, eh. Non provo una gran simpatia per questo gioco. Mi sta dando un po' il tedio. Mamma mia. E scompare tutto. Tu vai via, tu muori. Almeno intanto prendo quest'altro. Vai via. Prendo un checkpoint. Checkpoint. Non questo, ma questo. Aia. Aia, vai via. Fuori dalle palle. Oh, meno male che è caduta là. Avete visto com'è caduta? Si è ficcata in un punto tutto scomodo, però comodo per me. Scomodo per lei, ma comodo per me. Ok, ora non dobbiamo far cazzate. Sono messo in una posizione brutta. Aia, quel tizio se mi prende sono morto subito. Ragazzi, che cosa brutta, che cosa brutta. Devo fare una cosa temeraria. Non so se ce la posso fare. Aiuto. Oh! Meno male, si è fatto esplodere con la mina. Ah, ho preso un colpo. Vai via, vai via, vai via tu. Vade via. Tu pure, levati dai coglioni. Ah. 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 Mamma mia. Sì, ce l'abbiamo fatta, ok. Sto giocando un pochettino meglio delle ultime volte. È che quando tu giochi e parli ti distrai. Io vi assicuro, non è una scusa, gioco meglio quando gioco da solo. Non di tanto, ma un po' meglio gioco. Non così tanto schifo faccio. Non così tanto schifo io fare. Yoda. Ok. Ok. Vediamo se ce la facciamo a finire questo livello qua. Quella là, hehehe. Gli ho fatto una sorta di finta a quel tizio lì. Tu muori, tu muori. Che tu muori. No! Pensavo esplodesse. Pensavo esplodesse sulla mina, sinceramente. Ok. Non ci devo esplodere io sulla mina, però. Ci sono esploso io, quanto sono minchione, però almeno c'è una vita. Ok, ripreso tutto. Ora andiamo da questa, hehehe, ciao. Non so più di cosa parlare perché non riesco più a concentrarmi, Dio santo.
Vanessin, 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 va 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 Vanessin. Ah, avete notato che io come immagine adesso, prima che inizi nei video, ci sta un disegno che ho fatto io con una scritta che ho fatto io, Knot Nore, o Knot Nore, marchio registrato, la mia scritta, c'è cioè la mia scritta con un razzo e poi c'è la mia voce, quella è semplicemente la mia voce che fa Knot Nore. E volevo farlo animato quel razzo, volevo fare il razzo che sfrecciava in verticale, però non ho ancora le competenze per fare quelle cose lì, non so ancora bene come si fa. Oh là là, però mi faccio prendere da questa mina, faccio proprio schifo. Va bene, e niente, questo volevo dire. Ma basta farsi colpire dal nulla. Ah, boh, un coglione. Meno male che c'è questo qui. Ora bisogna andare qua. No. Mi faccio sempre... Lo sapete che io muoio sempre lì, in quel punto? Faccio sempre quella cazzata, faccio. Oddio santo. Ah. Sono un po' meno matto in questo gioco, Dio santo. Questo devi prendere lì, quando stai proprio arrivando lo devi schiacciare il pulsante. Ok, posso già uscire, a quanto pare. No! Oh! Ah! Perché? Ah! Sì, Givbot, sì! Mamma mia! Ah! Ah! Facciamo l'episodio 13, vediamo un attimo cosa c'è nell'episodio 13. È tutto verde. Verde padano. Ma anche verde. Verde. Questo che verde è? Ah, sono tornati i blocchi. Volete vedermi morire in un modo stupido?